Ciao! In questo fine settimana ho guardato un po' di video su YouTube e oggi voglio fare il mio primo video tag, ovvero cosa c'è nella mia borsa, perché l'ho trovato un video veramente molto carino. Lo fanno tutti, ho detto perché non lo posso fare anch'io. Allora, definire la borsa, la mia sembra una valigia, è una roba allucinante. Questa è la mia borsa, naturalmente è una borsa distrutta, perché l'ho acquistata l'anno scorso a Londra, aveva anche la tracolla, ma visto che io ci portavo praticamente il mio armadio dentro, si era distrutta. L'ho comprata a Londra, l'ho pagata 6 sterline, quindi ha fatto anche abbastanza il suo dovere. Allora, l'ho cambiata da poco perché portandomela dietro al lavoro, lavorando in piscina, utilizzo questa borsa che comunque se i bambini me la pestano, ci volano dentro, chi se ne frega. Faccio veramente delle robe assurde. Oggi pesa tantissimo perché l'altro giorno mi sono portata dietro il mio bellissimo libro di studio, diciamo pubblicità occulta, studiando arte, con dentro due bellissimi pennarelli di Muji, ecco, fatti da Muji, penna, appunti, scritti, i miei schemini, il quaderno per gli schemini, ecco, il mio bellissimo quaderno. Poi, astuccino della Dimensione Danza, con dentro penna Volontà. Naturalmente il 90% di queste cose non scrive, ma io faccio e butto via una volta all'anno. Poi quando cerco una penna. Poi iniziano le cose da lavoro. Ciabatte infradito che metto in piscina. Crema solare, protezione 15 che praticamente adesso non utilizzo più, però si sa mai, poi qualche bambino si scotti. Queste sono una cosa che io, cioè, senza non potrei vivere. Le mie salviettine contro le zanzare sono fenomenali. Pagato 1 euro sul mercato e forse non fanno niente, però a parte che danno anche un senso proprio di rinfrescano. E io sono allergica alle punture di zanzare quando i miei amici mi utilizzano tipo zampirone, perché se vai in giro con me tanto sai che pungono solo me. Quindi poi ombrellino piegato benissimo. Questo ombrellino l'ho preso bello, ma che c'ha la testa, l'ho comprato un sacco di tempo fa al supermercato ed è un ombrellino fatto apposta per la borsa, perché non so se notate che è abbastanza piccolo e l'avevo pagato anche parecchio per un ombrellino, cioè tipo costava 7 euro. Mia mamma non me lo voleva assolutamente prendere, poi ho detto dai mamma, lo metti in borsa, comodo. Effettivamente mi dura, cioè saranno minimo 5 anni che ce l'ho, non si è ancora rotto, quindi poi è comodissimo perché come vedete è piccolo. Vabbè, io adesso l'ho piegato su malissimo, adesso faccio un po' fatica ad aprirlo, l'ultimo pezzo mi schiaccio quasi sempre le dita, però non è male. Poi cellulare, bellissimo cellulare, naturalmente scarico, è spento, fantastico. C'era dietro un autografo che è assolutamente andato via e non vi dico di chi è. Vabbè, questo bellissimo cellulare. Poi ho l'auricolare del cellulare che utilizzo quando vado in bici o cose così. Naturalmente tutto arrotolato, che ci metto 25 anni per utilizzarlo. Poi fazzolettini dell'Esse Lunga che non possono mancare nella mia borsa, perché soprattutto adesso, tra l'altro, sono già strappati. Soprattutto adesso ne utilizzo tantissimo perché è allucinante che vai a lavorare io lavoro al centro estivo con i bambini e ogni giorno mi chiedono 700 fazzoletti, quindi praticamente c'ho scritto fazzolettare in testa. Poi ho un fermaglio per i capelli a forma di farfallina, questo bellissimo fermaglio che mi tiene due capelli in croce. Vabbè. Poi ho, allora, questo è il mio iPod, il mio bellissimo iPod.
Sembra blu, ma è viola. Sto ascoltando. Non si legge, non si legge, non si legge. Fragile? No, Imagine c'era su. Pensavo ci fosse su Fragile. Con le cuffie non dell'iPod, perché quelle dell'iPod naturalmente erano odiose, perché non riuscivo a sentire, era bassissimo. Queste cuffie sono scomodissime perché hanno i pirulini che entrano in dentro e praticamente ti entrano nel cervello. Ma vabbè, le uso solo quando vado in bici, che in teoria non si potrebbe, però. Poi, la mia agenda, questa è un'agenda dell'erbolario, diario 2011, dove io l'agenda la utilizzo tipo un mese sì e tre no, quindi praticamente non c'ho scritto niente, però adesso ci scrivo i vari turni di lavoro, c'ho anche il mio bellissimo foglietto con i miei turni di lavoro della settimana prossima, quindi ci devo segnare le mie ore di lavoro, che poi devo segnare, perché poi ogni tanto ci sono i fiori, ma le cose più importanti che segno sono i miei concerti, quindi come potete vedere parto. Ah, poi c'ho anche delle bellissime fototessere che quando sono andata a fare in comune me ne hanno fatte 600 e non so più dove metterle. Poi devo andare a veloce perché ho un fantastico specchietto. Poi una tessera del memory, cioè che devo riportare ai bambini che l'avevano persa. Io l'ho trovata per terra. Uno spazzolino che utilizzo se mi capita magari di andare a dormire da qualche parte, così adesso ce l'ho sempre in borsa, così come se io andassi a dormire da qualche parte sempre. Carta di una giuggiola, una cicca, una molletta, poi ho un'altra molletta, un accendino enorme, un'altra carta, ho due rossetti, uno bellissimo della Catrice, che è una marca che adoro, che è un color nude, e un altro, questo è di Kiko, altro rosato, molto bello. Poi ho una bustina dove in teoria ci dovrei tenere tutte le robe, rossetti, cose così. Cioè io in generale non mi porto dietro nessun trucco a parte i rossetti, però questa borsa, questa qua non l'utilizzo quasi mai. Comunque ho dentro delle medicine varie, tra Tachiflu Deca, avevo questa medicina Dermafrogil per l'allergia se mi vengono fuori. Cioè, che poi dovreste vedere lo stato delle mie bustine, cioè veramente del primo dopoguerra. Poi ho delle cose per il mal di pancia, ho delle bustine di zucchero perché mi sembrava aperta, bustine di zucchero perché magari quando sto via col caldo, se mi sento morire, ho dei piccoli evidenziatori, matite. Ho un mascara della Kiko, penso che sia secco. Assorbenti, due spillette, delle caramelle e questo fantastico porta al rossetto con lo specchietto, e c'ho dentro un rossetto rosso, tipo quello delle, un cacchino di rossetto rosso, e si dice delle, non mi ricordo che marca era, comunque quelle marche da bambina. Ultime due cose che ho nella mia borsa, penso che siano le ultime perché in questa tasca non ho, ah no, in questa tasca ho una cosa fondamentale per noi quattro occhi, ovvero lo spolverino per gli occhiali. Poi il portafogli, io ho questo portafogli che adoro, è di Accessorize, l'ho comprato nei saldi perché tipo costava 20 euro, non avrei mai speso 20 euro per un portafoglio, l'ho pagato 7, una roba del genere, ed è così, c'è il posto per tutte le mie cartacce, vabbè qua le monete dovrebbe star chiuso, le varie tessere, c'è un sacco di, ultimamente mi sto limitando
faccio solo 10 euro, vabbè, non ci lamentiamo, documenti, roba di questo tipo. E poi le chiavi di casa, queste sono le mie bellissime chiavi di casa, che queste chiavi di casa ce le ho forse da quando ho iniziato la prima media, che mia mamma me le regalò e me le fece da bambina che non si ricordava le chiavi, me le fece di tutti i colori. E poi ho questo che era, l'attaccavo alla borsa all'epoca che avevo per andare a scuola, non l'ho mai più tolto. Ho un bellissimo maialino come portachiavi, con la panza fuori, che sono praticamente io. E questo portachiavi che tutte le mie amiche, nemiche, fan, mi fan di mi, sì, fan mica mie, fan di mica mi invidiano. Questo è un portachiavi con su, non so se lo vedete, c'è su il faccione di Mika, che è colui che io seguo ovunque, e me li invidiano perché erano, l'aveva preso una ragazza, una signora su eBay, e ce n'erano dentro 5, lei li ha regalati, ma parlo di 4 anni fa, quindi praticamente adesso non si trova. Niente, ho parlato per un sacco di tempo, questo era tutto quello che c'era nella mia borsa, che adesso è leggerissima, e fatemi sapere. Ciao!